La malattia di Parkinson è una malattia degenerativa cronica del sistema nervoso centrale che coinvolge in particolare i nuclei della base. I nuclei della base sono fondamentali nella programmazione del movimento. I nuclei della base sono ricamente innervati da una sostanza chimica, un neurotrasmettitore che si chiama dopamina, la quale manca nei pazienti parkinsoniani in più dell'80% della sua concentrazione. La causa della malattia di Parkinson è attualmente sconosciuta, tant'è vero che la malattia di Parkinson si dice malattia di Parkinson idiopatica. Tuttavia, esistono alcune forme genetiche di Parkinson. E a questo proposito è da ricordare che i parenti di primo grado dei pazienti parkinsoniani hanno la possibilità di avere la malattia del 30% superiore a pazienti che non hanno parenti affetti da Parkinson. La malattia di Parkinson determina un peggioramento della qualità di vita del paziente, in particolare riducendone l'autonomia motoria negli atti quotidiani della vita di relazione. Ciò è dovuto alla presenza dei sintomi della malattia di Parkinson, fra i quali il più conosciuto è il tremore. Il tremore del Parkinson è un tremore particolare, con una semeiotica specifica, è caratterizzato da un tremore a riposo che esordisce prevalentemente in modo monolaterale ed scompare durante il sonno ed è un tremore che spesso e volentieri è fonte di diagnosi errata perché viene confuso con gli altri tipi di tremori che sono presenti nelle patologie neurologiche. La diagnosi della malattia di Parkinson è una diagnosi eminentemente clinica. È fondamentale porre una diagnosi più tempestiva possibile, in quanto in letteratura è descritta una latenza di diagnosi fra l'esordio dei sintomi e la diagnosi stessa di più di 2 anni. Questa latenza di diagnosi determina anche una prognosi non positiva per la malattia stessa. Quindi è fondamentale fare una diagnosi più tempestiva possibile della malattia. La diagnosi si basa essenzialmente sulla semeiotica, sulla ricerca dei segni e sintomi della malattia stessa. E deve tenere presente la possibilità di avere alcuni errori diagnostici, fra i quali i più comuni sono i disturbi depressivi. In effetti, la malattia di Parkinson spesso e volentieri esordisce con una deflessione del tono dell'umore, spesso e volentieri è assente il tremore, così come nel disturbo depressivo l'apatia, la bulia e anche il rallentamento della marcia possono essere dei sintomi che contraddistinguono questa patologia. La terapia della malattia di Parkinson è una terapia sintomatica, nel senso che non conoscendo la causa della malattia non siamo in grado di guarire la malattia, ma con i farmaci attualmente disponibili siamo in grado di rallentare il progresso, la progressione della malattia. La terapia della malattia di Parkinson deve essere disegnata come un sarto per ogni singolo paziente, cioè la malattia deve essere personalizzata per ogni singolo paziente, valutando l'età d'esordio, la severità della malattia e la necessità nella vita di relazione del paziente stesso.